Buongiorno a tutti. E come diceva Kitty, oggi parliamo di agro-omeopatia e di vitalità degli alimenti. Che cosa si intende per agro-omeopatia? È un sistema agricolo che praticamente trasporta in agricoltura la tecnica terapeutica della medicina omeopatica e quindi si utilizzano dei prodotti ad altissima media ed alta, altissima soprattutto diluizione, che quindi non hanno un impatto sull'ecosistema, sono praticamente ad impatto zero, e quindi questa tecnica può essere benissimo adottata dalla medicina non convenzionale, quindi in agricoltura biologica e in agricoltura biodinamica, e la biodinamica è già molto strutturata, ha già molti preparati che funzionano anche ad uso fitopatologico. In agricoltura biologica, dove viene molto utilizzato, è stato molto utilizzato finora il rame, perché era ammesso, può essere interessante questa tecnica, perché siccome adesso l'Unione Europea ha molto diminuito il tasso di rame ammesso in agricoltura biologica, perché si è visto che dà fenomeni di accumulo e quindi di fitotossicità nel terreno, gli agricoltori si sentivano spiazzati per non potendo più usare il rame come usavano fino ad ora. Quindi questi preparati possono in qualche modo aiutare nel cercare di contenere soprattutto i problemi di tipo fitopatologico. Che cos'è l'omeopatia? Penso che lo sappiate tutti, è una medicina, una tecnica medica iniziata da Hahnemann alla fine del XIX secolo, e si basa su due principi fondamentali: la legge di similitudine e quella delle dosi infinitesimali. Cosa significa? Significa che ogni malattia, secondo questa visione, può essere guarita utilizzando a dosi estremamente piccole quella sostanza che, se fosse somministrata ad un individuo sano e in dosi ponderali, provocherebbe sintomi simili a quelli che si vuole curare. Con un esempio diventa tutto più semplice. Tutti sapete, ad esempio, che la cipolla causa lacrimazione. Come si interviene in omeopatia, ad esempio, per curare un raffreddore che dà come sintomo, in cui una delle sintomatologie è la lacrimazione, utilizzando delle dosi infinitesimali, quindi estremamente piccole, addirittura al di là del numero di Avogadro. E quando dico al di là del numero di Avogadro, vuol dire che non nel preparato che io vado a somministrare non ci sono più molecole della sostanza di partenza, cioè è talmente spinta la diluizione che della tintura madre di partenza non esistono più molecole. È per questo che tutti i detrattori dell'omeopatia dicono: voi somministrate acqua fresca, perché appunto non ci sono più molecole della sostanza iniziale, e quindi tutta la guarigione e i benefici che un paziente pensa di sentire sono tutti dovuti all'effetto placebo. Lavorando per tanti anni con le piante, dove chiaramente l'effetto placebo non c'è, abbiamo visto che invece con questi preparati omeopatici, anche al di là di questo fantomatico numero di Avogadro, gli effetti c'erano ed erano significativi ed erano riproducibili. Quindi non è vero che è solo effetto placebo. Si apre poi qui un grandissimo discorso, che adesso non stiamo ad affrontare, che è il perché questi preparati funzionano, perché se non ci sono più molecole della sostanza originaria, cos'è che funziona? Bisogna pensare che non esiste
solamente un meccanismo d'azione, come ci hanno sempre insegnato, che è quello molecola-recettore, cioè c'è la molecola che agisce della medicinale e nell'individuo, nella pianta o nell'animale c'è un recettore che sente questa molecola, c'è un incastro, c'è un riconoscimento e da lì una cascata di processi che portano poi alla guarigione. Molto probabilmente non questo meccanismo esiste ed è fondamentale che sia stato scoperto, ma molto probabilmente non è l'unico meccanismo esistente, molto probabilmente c'è anche un meccanismo di informazione per onde e quindi il medicinale omeopatico o agro-omeopatico, come adesso andremo a vedere, non agisce perché c'è una molecola che va a interferire con la molecola della pianta, ma piuttosto c'è un'informazione che passa attraverso onde. Quindi diciamo che è un meccanismo di tipo elettromagnetico. Cosa sono questi preparati omeopatici? Derivano da sostanze naturali, non si parte mai da sostanze di sintesi chimica, sostanze naturali che possono essere del regno vegetale, del regno animale o del regno minerale. Dopodiché queste sostanze vengono sottoposte a un particolare processo di preparazione. Innanzitutto si prepara una tintura madre, poi dalla tintura madre si fa una serie di diluizioni successive, tanti step quindi di diluizione, e ogni step di diluizione è intercalato da una fase di dinamizzazione. Dinamizzazione che può essere effettuata in vari modi, ad esempio con la classica metodo di succussione verticale, per vortice, creando vortici prima in un senso poi nell'altro, con un movimento alle meniscata come fanno i tedeschi, succussioni orizzontali, ci sono tanti modi diversi per effettuarla, ad esempio la stessa biodinamica utilizza il meccanismo della dinamizzazione per vortice, infatti l'agromeopatia ha tanti aspetti in comune con la biodinamica e alla fine di questo processo di diluizioni successive e dinamizzazioni intercalate da dinamizzazione abbiamo il preparato omeopatico. Queste diluizioni possono essere effettuate su scale diverse, ad esempio in scala decimale, centesimale, millesimale, 50 millesimale, corsacoviana, ci sono tantissimi modi diversi per fare queste diluizioni. In scala decimale, solo per farvi capire, cosa vuol dire? Che partendo dalla tintura madre che io ho preparato, diluisco in acqua o in idroalcol, in acqua per i preparati agromeopatici, in soluzione idroalcolica quando vengono fatti preparati omeopatici ad uso umano e faccio delle diluizioni 1 a 10, quindi prendo ad esempio un cc della mia tintura madre e aggiungo 9 cc della soluzione in modo alla fine di avere la prima diluizione. Fatto questo primo step che viene indicato come DH1, cioè decimale annemaniana prima, io parto da questa DH1, faccio ancora una diluizione 1 a 10, la succussione, DH2 e così via, fino ad arrivare alla DH24 che è il limite di Avogadro. Quindi fino a una DH24 io ho ancora, la DH nel medicina umana viene indicata anche con la sigla X, se voi utilizzate l'omeopatia. Quando supero la 24 non ho più molecole della sostanza di partenza, quindi siamo nelle ultra diluizioni. In scala centesimale invece che diluire una 10 diluisco una 100 con lo stesso identico processo e supererò Avogadro
dopo la CH12. Ad esempio in medicina umana la scala centesimale è quella più usata e voi trovate sui boccettini o sulle pilloline dei preparati omeopatici il simbolo C, ad esempio 6C, 9C, 11C, 30C. Quando voi prendete una 30C, ad esempio, che è una diluizione, una potenza, si chiamano potenze in omeopatia, una potenza che è comunemente usata in medicina umana, voi dovete essere consci che quando prendete una 30C non prendete assolutamente niente, non prendete nessuna molecola, perché abbiamo una 30C supera di un pezzo la 12, che è il limite di Avogadro in scala centesimale. Quindi state solo prendendo un'informazione, quindi un messaggio. Scala millesimale, una mille e così via. Che cosa abbiamo fatto in tutti questi anni in agromeopatia? Perché è stato, diciamo, un po' una novità applicare questo sistema alle piante. Innanzitutto per tanti anni abbiamo fatto della ricerca di base. Quindi non siamo andati in campo, abbiamo sempre lavorato in maniera controllata, in laboratorio, quindi ricerche soprattutto in vitro o in planta con piante allevate in camera di crescita, proprio perché io per prima dovevo convincermi che questi preparati omeopatici avessero un senso, avessero effettivamente un effetto, perché sono partita con un grosso, mi avevano chiesto di mettere a punto dei modelli, dei medici di Milano, antroposofi di Milano, mi avevano chiesto di mettere a punto dei modelli vegetali per testare l'efficacia di alcuni prodotti, e io per primo facevo fatica a credere che un qualcosa in cui non c'erano molecole, dopo aver fatto tanti anni di università in cui ti hanno insegnato che solo le molecole hanno effetto, credere che un qualcosa in cui non ci sono molecole potesse avere un effetto. Quindi ho ripetuto questi esperimenti decine, decine, decine di volte, fin tanto che non mi sono convinta che effettivamente questo effetto c'era ed era misurabile. Quindi per molti anni abbiamo fatto ricerca di base, di cui adesso non vi sto a parlare, e negli ultimi anni abbiamo applicato questi preparati omeopatici in prove di campo, quindi abbiamo fatto della sperimentazione di campo. Una prima sperimentazione che abbiamo effettuato è stata cercare di risolvere il problema di una micosi fungina dovuta appunto al fungo Alternaria brassicicola, che colpisce in maniera particolare tutte le brassicacee, quindi il cavolfiore, e nelle Marche la coltivazione del cavolo è estremamente importante, per cui quando è uscita questa legge della Comunità Europea che andavano, perché veniva sempre combattuta in agricoltura biologica con l'utilizzazione dei sali di rame. Quando è uscita questa legge che bisognava calare l'uso dei sali di rame, la Regione Marche mi ha chiesto se ero disponibile a un progetto triennale in cui si cercava, il nostro scopo era di vedere se trovavamo un preparato agromeopatico che potesse aiutare nella risoluzione di questo problema, al limite anche abbinato al rame in dose, però il rame in dose molto piccola che da solo non riusciva a tamponare il problema. Che cosa dà questa malattia? Delle tacche necrotiche, come potete vedere sulle foglie, queste, e soprattutto la cosa grave è che queste tacche necrotiche, che poi si approfondiscono e poi marciscono, anche sulle teste fiorali, cioè sui corimbi, cioè sulla parte edibile della pianta. In che modo? Era un azzardo, cioè così. No, non c'era bibliografia su cui potevamo basarci, perché in agromeopatia non c'è ancora quasi nulla, per cui ci siamo detti: come facciamo a trovare un rimedio, in che modo ci muoviamo? E abbiamo pensato: proviamo ad applicare la legge dei simili, che è una delle basi dell'omeopatia. Quindi, siccome, come dicevamo prima, bisogna trovare una sostanza che in dose ponderale dia un sintomo simile a quello che si vuole curare, abbiamo testato
tante sostanze diverse e abbiamo visto che l'arsenico, il triossido d'arsenico, dava sulle foglie dei cavolfiori delle tacche necrotiche abbastanza simili a quelle causate dal fungo. Allora, inoltre l'arsenico in omeopatia è un policresto, quindi cosa vuol dire un policresto? L'arsenico, il sulfur e altre sostanze, cioè sono delle sostanze ad ampio spettro, ad amplissimo spettro. Quindi abbiamo detto, proviamo questa a vedere se appunto riusciamo a ottenere un risultato. E naturalmente l'arsenico in dose ponderale è assolutamente vietato in agricoltura, è vietatissimo perché l'arsenico è un veleno potente. E quindi abbiamo per forza utilizzato delle diluizioni oltre Avogadro, oltre il numero di Avogadro, quindi noi in campo davamo semplicemente dell'acqua fresca da un punto di vista chimico, perché di molecole di arsenico nei nostri preparati non ce n'erano più. Una domanda, come l'avete dato l'arsenico per la sperimentazione? Adesso ve lo faccio per via fogliare. Per via fogliare. No, spruzzato come si fa con un qualunque trattamento. E abbiamo provato, perché poi in omeopatia, oltre a trovare la sostanza giusta, bisogna anche trovare la potenza giusta, perché non è detto che tutte le potenze abbiano lo stesso effetto. Ad esempio, avevamo provato la 45 di H, sempre oltre Avogadro, ad esempio la 45 di H nelle nostre prove preliminari in vitro e in cella non aveva dato assolutamente niente, mentre la 35 di H aveva degli effetti significativi. E infatti potete vedere, questa è una parte degli esperimenti in vitro che hanno preceduto poi la sperimentazione di campo, vedete, queste sono le spore fungine dell'Alternaria brassicicola, queste sono spore sospese in acqua, queste sono spore sospese in arsenico 35 di H, che come vi ripeto da un punto di vista chimico è acqua. Dopo un certo tempo noi abbiamo utilizzato delle tecniche per far germinare le spore, quindi mettendole a una determinata temperatura in condizioni controllate, vedete che quelle che erano state messe in acqua hanno tutte germinato, questo è il tubetto germinativo che è fuoriuscito dalla spora. Quelle che sono state sospese in arsenico 35, che secondo i detrattori dell'omeopatia è acqua e quindi non dovrebbe avere nessun effetto diverso dall'acqua, vedete che di queste spore non è germinata neanche una. Quindi questa soluzione di arsenico 35, che se noi l'andassimo a analizzare non troveremmo niente, ha avuto un effetto estremamente forte sulla germinazione delle spore, impedendola. E la stessa cosa andando ad infettare una foglia di cavolfiori in vitro, sempre nelle prove preliminari, qui con spore sospesi in acqua, vedete che dopo una settimana il fungo era vitale, ha germinato, era vitale e ha causato questa enorme macchia necrotica. Qui stessa identica metodologia, stessi tempi, stessa dose di inoculo, ma spore sospese in arsenico 35 invece che in acqua, e vedete che l'infezione è stata molto più contenuta rispetto a quelle sospese in acqua. Tutte queste prove ci hanno stimolato nel dire, va bene, abbiamo visto questi risultati, andiamo a provare se anche in campo questo arsenico 35 riesce a dare qualche risultato. Per cui una prima prova di campo nel 2006, che è stata fatta presso l'azienda agricola dell'Università di Bologna,
e il campo è stato suddiviso in parcelle secondo uno schema blocchi randomizzati, e in modo poi da poter avere una buona raccolta di dati e poter fare un'analisi statistica approfondita. E i trattamenti, come mi chiedeva la signora, sono stati distribuiti spray sulle foglie tre volte prima e quattro volte dopo l'inoculazione artificiale del fungo. Cioè, noi, per essere sicuri che la malattia ci fosse, avvenisse, abbiamo addirittura infettato noi le piante. Quindi, diciamo, c'era una dose di inoculo estremamente forte, molto più forte di quella che avviene in natura. E i trattamenti che abbiamo analizzato sono stati l'acqua di controllo, quindi piante, parcelle trattate con acqua, il controllo negativo, parcelle trattate con rame, che è quello che viene generalmente usato in agricoltura biologica, con tre diverse concentrazioni, a 3 grammi litro, che era quello che era sempre stato usato e che funziona, e poi a dosi minori come voleva la nuova normativa, quindi 1 grammo litro e 0,1 grammi litro. E poi le altre parcelle invece trattate con arsenico 35 DH. Che cosa abbiamo visto? Adesso non vi sto a far vedere i diagrammi che sono sempre noiosi, ma che cosa abbiamo visto dopo l'elaborazione statistica dei risultati? Che l'arsenico 35 ha indotto una significativa resistenza della pianta all'infezione, paragonabile allo stesso livello del rame 3 grammi litro. Quindi un preparato privo di molecole dava lo stesso effetto a livello di resistenza del rame a 3 grammi litro. Non solo, in un'altra prova successiva siamo andati anche a valutare altri parametri, non solo quelli fitopatologici che sono stati riconfermati, ma anche abbiamo fatto una valutazione agronomica e abbiamo visto che l'arsenico ha incrementato significativamente le dimensioni e la compattezza dei corimbi. Quindi non solo erano più sani col trattamento, ma anche erano più grandi e più compatti e fiorivano dopo. Quindi, siccome è molto importante anche nella commerciabilità dei corimbi che la fioritura sia posticipata, cioè il cavolfiore deve essere compatto, non deve cominciare ad aprirsi, abbiamo visto che l'arsenico ha un effetto significativo proprio sulle dimensioni e sulla compattezza, come poi potete vedere dalla figura. L'altro tipo di valutazione che abbiamo fatto è stata una valutazione di tipo nutraceutico, cioè siamo andati a vedere la quantità di glucosinolati presenti nei corimbi. I glucosinolati sono delle sostanze tipiche delle brassicacee, sono presenti in tutti i tipi di cavoli e sono molto importanti perché hanno delle funzioni veramente fondamentali. Nella pianta hanno un ruolo ecologico, cioè sono coinvolti nei meccanismi di difesa della pianta. E quando questi cavoli, cavolfiori, brassiche in genere, vengono mangiati, queste sostanze hanno delle proprietà di tipo antiossidante, quindi antitumorale nell'uomo. Quindi un cavolfiore che ha un livello più alto di glucosinolati sia riesce a proteggersi meglio da tutti i vari tipi di stress, quindi stress di tipo patologico, ambientale, eccetera, ma anche è importante per l'alimentazione perché fa meglio, quindi ha un valore nutraceutico più elevato. E noi abbiamo visto che i cavolfiori trattati con arsenico 35 DH avevano un aumento significativo nel contenuto di questi glucosinolati, che sono dei metaboliti secondari, e quindi questo aumento di contenuto dei glucosinolati tra l'altro spiega il perché quelle piante erano più resistenti al fungo. Nel nostro caso la diluizione non ha funzionato. Viene impiegato su qualche altro.
Sì, in agricoltura non credo che ci sia sperimentazione al proposito. In medicina umana il rame viene utilizzato, il rame omeopatico viene utilizzato. Cioè, di quello che io ho letto di sperimentazione fatta, ma di sperimentazione fatta soprattutto, c'è parecchia ormai sperimentazione a livello di ricerca di base, c'è parecchio, ma di sperimentazione di campo c'è pochissimo. Infatti adesso la cosa diciamo positiva è che proprio in base a queste ricerche che abbiamo fatto siamo riusciti a ottenere un progetto, il finanziamento di un progetto da parte della Regione Emilia-Romagna, i famosi PSR, i piani di sviluppo rurale, in cui, che è un progetto triennale che parte, sta partendo adesso, in cui è tutto basato sull'uso dei preparati agromeopatici, quindi abbiamo 6 aziende coinvolte nella provincia tra Bologna e Ferrara e in queste aziende cercheremo di intervenire con dei preparati agromeopatici per cominciare ad ampliare un pochino la sperimentazione, quindi le conoscenze di questa. Quello che io posso dire finora è che quando il preparato è giusto, anche se non esistono più molecole della sostanza di partenza, l'effetto è significativo, è riproducibile e significativo. Però bisogna imparare ad utilizzarla l'agromeopatia. Io sono già in pensione, tocca ai giovani andare avanti su questo aspetto. Allora, si può fare, infatti il mio arsenico, certo. Le molecole sintetiche, quale scopo hanno? Quello di risolvere dei determinati sì. problemi. Sì, io... Riducendole a quei livelli, cioè sì. fresca, Infatti l'arsenico che io ho utilizzato nelle mie prove, proprio per poter avere una ripetibilità, siccome è molto difficile pubblicare, noi come ricercatori il nostro scopo era quello di pubblicare su riviste internazionali ad alto impact factor per far sì che la comunità scientifica europea cominciasse a interessarsi di queste cose. Naturalmente per riuscire a pubblicare su queste riviste bisognava essere di una precisione, di un rigore incredibile perché avevamo tutti i fucili puntati contro e quindi per poter avere una ripetibilità del preparato io non sono partita dall'arsenite, infatti il preparato di arsenicum che si trova in omeopatia umana che viene appunto definito arsenicum parte proprio dall'arsenite, quindi dalla roccia che viene triturata eccetera eccetera. Noi siamo partiti dalla molecola chimica, cioè io sono partita dal triossido di arsenico ultra puro della sigma, in modo che sapevo che tutte le volte che ripreparavo quel preparato era sempre identico, capito? Quindi proprio a scopi di ricerca io sono partita dalla molecola chimica e i risultati ci sono stati, capito? Però si può anche partire ad uso pratico, si può partire se uno non vuole avere tutto l'inizio diciamo, di tutto questo processo che è lungo, anche perché ci vogliono degli strumenti per fare queste succussioni, eccetera. Ah no, lei dice un pesticida... Quello non credo, perché non agisce così l'omeopatia. Non è che, ad esempio, noi sappiamo che il glifosato è importante contro le erbe infestanti. Portiamo il glifosato a diluizione omeopatica e diamo il glifosato. Non è quello il principio su cui si basa l'omeopatia. Il principio su cui si basa l'omeopatia è la similitudine. Quindi è proprio un approccio che è diverso. Quello che dicevo io è che
Ad esempio, nel mio caso, invece dell'arsenite naturale, sono partita dalla molecola chimica di triossido di arsenico, ma non posso partire dal preparato, diciamo, chimico per... Non è così. Bisogna guardare tante altre cose per riuscire a trovare il preparato giusto. Magari l'erbicida di Winter dinamizzato fa crescere l'erba. Non si sa, però non è quello l'approccio corretto. Non è quello. Però è interessante questa strada. Anche questa strada qui. Però non funziona così. Non funziona così. Ad esempio, noi abbiamo visto che il rame, che è quello che viene utilizzato in agricoltura a dosi ponderali, quando lo vado a fare in dose omeopatica ultradiluita, non funziona assolutamente. Sì, certo, l'abbiamo provato. Il rame ultradiluito non funziona, non ci ha funzionato né sul cavolfiore. Non funziona, no. L'abbiamo provato, sì. Lo potete garantire. Certo, l'abbiamo pubblicato. L'abbiamo pubblicato. E quindi non funziona, non è così. Bisogna partire, cioè è un approccio diverso per trovare il rimedio omeopatico giusto. È proprio l'approccio che è diverso. Quel meccanismo che dice che si scatena, che non è, di cui non sapete ancora il perché. Di cui non sappiamo esattamente ancora il perché. Negli studi di base abbiamo visto, facendo un lavoro di biologia molecolare insieme al professor Dinelli, che continuerà i miei studi, infatti la mia collaboratrice continua a lavorare con lui, quindi questi studi verranno proseguiti al Dipartimento di Scienze Agrarie. E 3 anni fa abbiamo fatto una grossissima sperimentazione biennale su frumento in vitro, e in cui siamo andati a vedere l'effetto epigenetico, quello di cui parlava ieri il professor Benedettelli, e abbiamo visto che, ad esempio, noi lavoravamo in questo modo: semi di frumento stressati con arsenico ponderale. Quindi facevamo questo trattamento con arsenico ponderale, quindi con un veleno, e l'arsenico ha un effetto di iperossidazione. Questi semi germinavano ancora un pochino, perché dovevamo dosare bene la dose di arsenico, ancora germinavano, ma molto meno rispetto ai semi normali. E poi una parte di questi semi stressati veniva trattata con acqua, fatta germinare in acqua, e una parte invece veniva trattata con arsenico sul frumento. Ad esempio, vedete anche lì la diversità, la 35 DH che funziona benissimo su cavolfiore, su frumento zero totale, e invece su frumento funziona la 45 DH, che su cavolfiore non funzionava. È estremamente complesso. Allora, quando facendo questi studi epigenetici abbiamo visto che nei semi trattati, stressati e poi trattati con acqua, quindi non curati, avevamo una iperossidazione e una iperespressione di molti geni. Siamo andati a vedere i geni correlati agli stoni, che erano appunto iperespressi. Quando nei semi che invece sono stati stressati come gli altri, ma trattati con arsenico 45, non solo avevano ripreso a germinare molto di più, non come il controllo non stressato, ma avevano avuto un recupero altamente significativo della germinazione. E avevano avuto, e questa è la cosa straordinaria, l'arsenico aveva funzionato per reprimere questa iperespressione, quindi questi geni erano tornati a esprimersi come nel controllo. Quindi è stato veramente un risultato straordinario, che Garattini e Company non vogliono capire, ma, e non vogliono ammettere, ma funziona. Andiamo avanti, se no non arriviamo alla fine.
altra interazione che abbiamo studiato, quella fragola Botrytis cinerea, che è un altro fungo, la conoscete tutti, la Botrytis è un fungo terribile che colpisce a tutti i livelli, quindi colpisce a livello fiorale, la piantina, colpisce sul frutto ancora acerbo, questa è una prima attacca di marciume dovuta a Botrytis, colpisce quando il frutto è maturo e colpisce anche in post raccolta, tant'è che molte volte purtroppo vengono trattate le fragole in post raccolta, cosa che sarebbe vietatissima, ma vengono trattate in post raccolta, quindi si mangia tutto il trattamento, perché questo fungo si sviluppa appunto anche in questa fase e vi sarà capitato sicuramente, si vede tutta questa muffetta grigia, prima marcisce il frutto, poi c'è queste fluorescenza di questa muffa grigia, che sono le ife del fungo che fuoriescono. Questa volta abbiamo fatto, anche questa volta finanziata dalla provincia, questa volta la provincia di Trento, quindi è una cosa positiva che già un po' da varie parti d'Italia ci siano dei finanziamenti pubblici su queste ricerche. Anche questo è stato un progetto, è stato biennale questo, finanziato dalla provincia di Trento e abbiamo lavorato in un'azienda biodinamica in provincia di Trento, su un impianto sotto tunnel, sotto copertura di fragole della cultivar El Santa, fragole suscettibili senza nessun livello di resistenza alla malattia e questo impianto era stato fatto su terreno riportato e questo terreno era stato trattato, preparato con i trattamenti biodinamici, quindi abbiamo lavorato su un ottimo terreno, quindi sempre l'agromeopatia noi non la possiamo applicare in un'azienda che fa agricoltura convenzionale, cioè la base per poter avere, affinché la pianta esplichi questa resistenza naturale, perché l'agromeopatia è uno stimolo verso la resistenza naturale della pianta, è fondamentale che si lavori su un terreno vivo, cioè se no non funziona niente, quindi questo terreno era un terreno biodinamico. E in questo caso come abbiamo scelto i trattamenti? Abbiamo scelto, uno è stato il sulfur che è un altro policresto invece dell'arsenico, anche qui prima abbiamo fatto tutta la sperimentazione in vitro in laboratorio e abbiamo visto che il sulfur funziona, il sulfur lo zolfo poi viene utilizzato anche in biodinamica contro le malattie fungine. In questo caso noi abbiamo fatto un omeopatico del sulfur alla potenza M8, che è una potenza che viene molto utilizzata dagli agricoltori biodinamici del Trentino. L'M8 è sempre oltre Avogadro, perché il limite di Avogadro si trova alla CH12 e all'M6. Quando io faccio una millesimale sesta, dopo la millesimale sesta non ho più molecole della sostanza di partenza, quindi qui siamo alla millesimale ottava e quindi anche in questo caso da un punto di vista chimico è acqua fresca. E abbiamo lavorato con questo sulfur M8 e in questo caso abbiamo riprovato, mentre nel cavolfiore, come vi dicevo prima, il nosode non ha funzionato minimamente, perché sarebbe semplice se il nosode funzionasse sempre, perché uno dice bene, prendo una parte della pianta ammalata, mi faccio il nosode e uso questo. Purtroppo il nosode non funziona sempre, a volte funziona e a volte non funziona. Nel cavolfiore il nosode è un trattamento che si prepara partendo da una parte della pianta ammalata o un pezzettino di foglia ammalato, un pezzettino di frutto ammalato, si fa una triturazione in acqua e dopo da lì si parte con le diluizioni e le succussioni fino alla diluizione che uno vuole ottenere. Sì, in questo caso la Botrytis M8 che noi abbiamo ottenuto
partendo proprio da fragole di questo tipo, quindi fragole in cui c'era un'evidente muffa grigia, noi abbiamo fatto questo macerato, poi abbiamo cominciato le nostre diluizioni e abbiamo fatto questo nosode che era la botrytis M8. Abbiamo visto che in vitro, nelle prove fatte in laboratorio, funzionava e quindi siamo andati sia il sulfur, anche qui ne abbiamo provati tanti di trattamenti. I due che funzionavano di più erano botrytis M8 e sulfur M8, per cui siamo andati in tunnel con questi due trattamenti e abbiamo voluto provare anche una combinazione dei due, facendo 50%, quindi un preparato misto al 50% di botrytis M8 e al 50% di sulfur M8. Quindi la botrytis, vi ho detto, è un nosode a partire dalle piante infette, il sulfur a partire dallo zolfo ventilato e poi si fa il trattamento. E Adesso vi dico, abbiamo fatto vari tipi di valutazione, innanzitutto una valutazione fitopatologica e agronomica e abbiamo visto che tutti e tre i trattamenti agromeopatici utilizzati, quindi il nosode, il sulfur e la miscela dei due, hanno indotto un'azione protettiva simile, anche in questo caso paragonabile a quella ottenuta con rame 3 grammi litro. Quindi abbiamo avuto una significativa diminuzione del numero totale di fragole infette per ciascuna pianta e una riduzione di circa il 50% dell'indice di frequenza dello scarto produttivo della malattia. Quindi anche in questo caso i trattamenti agromeopatici hanno stimolato la resistenza naturale delle piantine. Poi abbiamo fatto una valutazione di tipo sensoriale. Non vi ho detto, ma in tutte le nostre sperimentazioni i ragazzi che fanno le valutazioni e le analisi lavorano in cieco, cioè non sanno come quella determinata pianta è stata trattata proprio per evitare qualunque tipo di condizionamento anche involontario. La leggenda viene sempre aperta al momento dell'elaborazione statistica dei risultati. Una valutazione sensoriale, c'era un panel, 10 persone, a cui venivano date delle fragole, naturalmente non sapevano che trattamento avevano avuto, e la prima cosa era una valutazione di tipo visivo, quindi vedere quali per loro erano più belle, più allettanti a vista, poi una valutazione di tipo olfattivo, quindi il profumo della fragola, dopodiché, fatte queste due prime valutazioni, una valutazione di tipo gustativo, quindi queste fragole venivano assaggiate per valutare il sapore, se era migliore o peggiore rispetto al controllo. E tutti e tre i trattamenti omeopatici hanno migliorato in maniera significativa le qualità sensoriali di queste fragole. E infine una cosetta, questo trattamento quindi agisce, diciamo, sulla malattia, uso questo linguaggio, sulla malattia della fragola di più o sulla forza della fragola sana? Diciamo la parte di fragola sana? No, ma sono trattamenti essenzialmente preventivi. Noi facciamo dei trattamenti preventivi e il nostro scopo è quello proprio di aumentare la resistenza naturale della pianta. Sì. In modo che questa resistenza naturale venga aumentata e quindi la pianta si protegge autonomamente contro. Infatti non è un trattamento, quando la pianta si rinforza, non è solo rinforzata verso la botrytis, ma è rinforzata verso tutto, cioè è proprio una resistenza naturale della pianta che aumenta. Funziona poco sulla pianta già malata, si lavora essenzialmente in maniera preventiva, sì. Oppure in maniera curativa si può intervenire, perché io lavoro essenzialmente in maniera preventiva perché utilizzo le ultradiluizioni.
in maniera curativa si può intervenire con delle diluizioni basse, perché in omeopatia è esattamente l'opposto che nella chimica tradizionale, cioè nella chimica tradizionale si parte da un principio attivo che ha l'effetto massimo, dopodiché man mano che diluisco l'effetto diminuisce fino ad andare. In omeopatia non è così. Le alte potenze hanno un effetto più forte delle basse potenze e agiscono in altro modo, cioè le alte potenze agiscono dall'interno aumentando la resistenza, le basse potenze invece hanno un effetto più simile a quello dei farmaci tradizionali, perché pur essendo omeopatizzati, quindi diluiti e succussi, però di molecole ce ne sono ancora. Quindi, ad esempio, io mi curo con l'omeopatia da tanto tempo e soffro di infiammazioni, ernia alla spina dorsale. Il mio medico cosa fa? Mi dà una all'inizio dell'inverno, quando appunto cominciano purtroppo il momento difficile per me, mi dà una potenza altissima di brionia, che è un antinfiammatorio in dose unica, che io e questo è un modo per tutto il mio organismo per renderlo più resistente a questo tipo di infiammazioni, ma addirittura una 200C, una 200CH, quindi una in dose unica, una potenza veramente molto forte. Dopodiché, quando se per caso comincio ad avere dei problemi, allora prendo un po' di brionia alla 6CH, quindi che è ancora ponderale, che mi aiuta. Sono ancora ponderali quelli lì, hanno ancora un effetto ponderale. Quelle sono quelle medicine omeopatiche che si possono utilizzare mediante autocura, perché diciamo sono sintomatiche, diciamo hanno un effetto sintomatico come lo hanno le medicine tradizionali. Invece, quando è che bisogna in tutti i casi avere un medico di riferimento, perché ciascuna persona ha un principio attivo, un medicinale, che se vieni da un bravo medico omeopata, se quel medicinale viene individuato e viene dato alla persona in alta dose, quindi molto potente, riequilibra tutto. Quindi ti dà è un farmaco di riequilibrazione, capito? E quindi Il discorso è più o meno, infatti adesso in questo nuovo progetto che stiamo facendo, noi mettendo a punto lo schema sperimentale, noi partiremo alla ripresa vegetativa delle piante, perché lavoreremo su frumento, su alberi da frutta di vario tipo e su orticole, partiremo alla ripresa vegetativa con un trattamento alla 200CH, quindi un trattamento preventivo e di stimolo alla resistenza. Poi, se cominciamo a vedere che invece dei sintomi di malattia ce n'è, allora interveniamo con trattamenti curativi a potenze più basse. Quindi più o meno il concetto è questo per intervenire in agromeopatia. Quando si acquistano i prodotti in questi centri, che non sono l'idea di turno, che vendono preparati che magari pubblicizzano come omeopatici, sono affidabili o non esistono? Cioè, no. Prima di tutto non si possono ancora comprare dei preparati agromeopatici, perché in Italia non c'è una normativa, quindi sono vietati. Anche se uno dice, perché è una cosa assurda, perché da un lato ti dicono tu dai dei trattamenti che è acqua fresca, però dall'altro lato ti dice se non sono registrati non li puoi dare. Beh, se è acqua fresca perché non la posso dare? E quindi è quell'assurdità, come anche si trova le cose, sono questioni economiche. Allora, quei preparati che vengono venduti adesso, può darsi che ci sia anche una base omeopatica, ma vengono camuffati da integratori, cioè ci mettono dentro anche altre molecole, perché in questo modo... Sì, perché ci mettono dentro altre cose, quindi ci sarà una parte omeopatica ma mischiata ad altre cose, perché se no non si possono. Solo in Brasile c'è una normativa, una legislazione che permette l'uso dell'agromeopatia. Infatti là viene molto utilizzata.
Ultima cosa, valutazione nutraceutica sulle fragole. Abbiamo visto, ecco qui, quello che ha agito di più è il sulfur, mentre per le altre valutazioni, tutti e tre i trattamenti avevano agito nello stesso modo, abbiamo visto che il sulfur M8 ha dato un aumento significativo in polifenoli totali, vitamina C e antocianine. Quindi anche in questo caso ha aumentato il valore nutraceutico della fragola, perché sono degli antiossidanti e quindi degli antitumorali, quindi avere delle fragole che riescono ad agire contro i radicali liberi in una maniera più efficace è estremamente importante da un punto di vista dell'alimentazione. Scusi, due rapide domande. Le scelte sulla cremospora ci sono? No. E infatti nel progetto abbiamo anche la vite. Abbiamo la vite da provare, quella sarà una a me tremano le vene e i polsi, tentare di andare ad agire, perché è un grosso problema, anche perché mentre con i patogeni che io ho trattato, perché è da tanto tempo che i viticoltori mi hanno chiesto tante volte di trovare un preparato agromeopatico contro la peronospora della vite. Qual è il problema? Perché ho sempre detto di no? Forse sono stata vile, però non me la sono sentita, perché la peronospora non si riesce ad allevare in vitro, quindi è un fungo che sta solo su pianta in campo. Quindi mentre nelle mie sperimentazioni io provavo tanti preparati in vitro, in laboratorio, in camera di crescita, poi andavo in campo con un preparato che sapevo già che funzionava, e quindi andavo in campo perché avevo potuto fare la sperimentazione in vitro prima, con la peronospora bisogna andare in campo e poi sperare. L'allestimento del nosode. Avete tenuto conto anche di considerazioni di tipo astronomico, come si fa in biodinamica, o non avete... No, quello non l'abbiamo, nel momento della preparazione, quello è... Beh, sono tutte cose importantissime, purtroppo quello che dico io è che eravamo in tre. E quindi in tre si può fare quello che si può fare, non si riesce assolutamente a fare tutto. Però ad esempio abbiamo visto anche sull'effetto epigenetico di cui parlavo prima, abbiamo visto che c'è un grandissimo effetto della luna, quindi abbiamo dei risultati diversi, ma anche sulla nonostante che le nostre piantine venissero coltivate in camera di crescita, quindi in una cella in cui c'era un fotoperiodo controllato e una temperatura controllata, quindi non avevano nessun contatto col mondo esterno. Ciò nonostante abbiamo visto l'influenza lunare sulla germinazione, eccetera. Quindi c'è, ed è un altro aspetto da tenere presente. In dinamica, quando si fa le vaccinazioni, è importantissima la Potrebbe anche essere che per un caso fortuito, però io non ve lo so, non vi so dare una risposta, che il nosode della botrite l'abbiamo fatto della fragola l'abbiamo fatto nel momento buono e il nosode del cavolfiore l'abbiamo fatto in un momento non buono. Quindi ci sono tanti tanti aspetti che effettivamente bisognerebbe tenere presente. Come? Sull'olivo. Sull'olivo non abbiamo fatto niente, non c'è neanche nel progetto di adesso. Beh, bisogna che comincino altri a portare avanti queste tematiche. Bene, quindi finiamo questa prima parte della relazione. Considerazioni conclusive, che cosa abbiamo visto con questi preparati omeopatici? Che riescono ad alta diluizione, quindi senza più molecole della sostanza di partenza, controllo dell'infezione, sono riusciti a controllare l'infezione fungina, hanno dato cambiamenti positivi, significativi in diversi parametri agronomici, hanno aumentato la produttività,
hanno migliorato le caratteristiche sensoriali del prodotto e hanno migliorato le caratteristiche nutrizionali e nutraceutiche del prodotto. Naturalmente è una ricerca che richiede ulteriori sperimentazioni, però diciamo che queste prime basi sono sicuramente positive. Quindi questi trattamenti possono inserirsi sicuramente all'interno dell'agricoltura sostenibile e soddisfare la sempre più frequente richiesta di sicurezza alimentare da parte dei consumatori, perché se negli anni 60 i consumatori, la domanda era c'è da mangiare e qualunque cosa poteva andar bene, man mano che il tempo è passato la domanda è cambiata in che cosa c'è da mangiare, e ultimamente c'è una maggiore sensibilità da parte dei consumatori, quindi come è stato prodotto, qual è migliore per me, qual è più sicuro, e quindi questo tipo di agricoltura, l'agromeopatia, sicuramente può rientrare in questi aspetti. Ma quando parliamo di agromeopatia, di aumento della resistenza della pianta, sicuramente vuol dire che questi preparati agromeopatici vanno ad agire sia sulla pianta ma anche a livello di terreno. Quindi ci sono dei modi per andare ad analizzare il terreno e le piante in maniera un po' diversa rispetto alle solite analisi chimiche. Le analisi chimiche che sono delle analisi di tipo quantitativo, quindi è un approccio prettamente riduzionistico quello che viene fatto finora, quindi è uno studio della sostanza, la domanda che ci si pone è di che cosa è fatto, poi si fanno tutte le analisi chimiche e si dice bene questo prodotto, questo terreno è fatto da tot di questo, tot di questo, tot di questo e tot di questo, e quindi quello che sottostà a questo tipo di approccio è l'ipotesi che l'insieme, cioè il terreno o l'alimento che noi andiamo ad analizzare, non sia altro che una somma di ingredienti. Però se ad esempio noi pensiamo a un'automobile e la dividiamo in tutti i suoi pezzi, mettiamo tutti i pezzi insieme, li scuotiamo, ma non otteniamo l'automobile. L'automobile nel suo insieme c'è anche qualcos'altro oltre l'insieme dei pezzi, e così anche in un terreno o in un alimento c'è anche qualcos'altro oltre gli ingredienti che mi vengono analizzati con le analisi quantitative. Quindi quello che abbiamo cercato di fare è di mettere a punto dei sistemi di analisi qualitativa, che quindi non risponde più alla domanda di cosa è fatto, ma come è fatto, e quindi un approccio di tipo olistico, nell'ipotesi che l'insieme sia un qualcosa di più rispetto alla somma degli ingredienti, perché nell'insieme c'è anche la proporzione tra i vari ingredienti, c'è l'armonia tra i vari ingredienti, c'è la vitalità. Ecco, la vitalità di un terreno o di un alimento non viene sicuramente analizzato con le analisi di tipo quantitativo. Per questo abbiamo adottato due sistemi tra i diversi tipi di analisi per immagine. Uno è la cromatografia circolare, CCG, che è per l'analisi del terreno, che è un tipico sistema utilizzato in biodinamica da tantissimo tempo, e l'altro invece è il DEM, l'acronimo significa Droplet Evaporation Method, cioè metodo dell'evaporazione delle gocce, che abbiamo utilizzato invece per l'analisi degli alimenti. Partiamo con la cromatografia circolare, che penso tutti quelli che fanno biodinamica la conoscono. Come viene effettuato? Il protocollo sperimentale consiste nell'estrazione
dei campioni di terreno. Questi sono campioni di terreno essiccati, devono essere essiccati in un certo modo logicamente, e si fa un'estrazione in idrossido di sodio, in una soluzione acquosa di idrossido di sodio, dopodiché con si imbibiscono delle carte da filtro con una soluzione acquosa di nitrato d'argento, che è una sostanza fotosensibile. Vedete, in un piattino, in una vaschetta Petri, si mette il nitrato d'argento, sopra si mette la carta da filtro, la carta da filtro ha un foro centrale con uno stoppino che va a toccare il liquido di imbibizione, quindi dallo stoppino poi si diffonde in tutta la carta da filtro, e questa prima imbibizione con nitrato d'argento viene fatta rigorosamente al buio, appunto perché è fotosensibile, dopodiché viene essiccata al buio, dopodiché queste carte da filtro vengono messe sempre su un piattino in cui è stato messo il liquido di imbibizione del terreno. Questo liquido di imbibizione va sulla carta da filtro, questa seconda fase viene fatta alla luce, e alla fine sulla carta da filtro si ottengono delle forme circolari, per questo cromatografia circolare, che dopo poi noi abbiamo fatto la scansione e un'analisi d'immagine di queste forme. Mentre da un punto di vista chimico il terreno viene fatto l'analisi chimica classica, quindi viene visto quanta sostanza organica, quanto di tutti i vari altri elementi ci sono. Come viene fatta la valutazione? Fino ad ora, anche in biodinamica, la valutazione di queste immagini era semplicemente una valutazione visiva, che è ottima perché si riescono a vedere tantissime cose con una valutazione visiva, e i parametri che vengono presi essenzialmente in considerazione sono il bordo esterno, questo, che può essere più o meno mosso, diciamo, il colore dell'immagine, la vivacità del colore e la compenetrazione radiale tra le diverse zone. Vedete che abbiamo questi raggi che partono dalle punte e vanno fino al centro, e questa compenetrazione radiale, vedete, questa è una bellissima immagine, molto molto mossa, con un bellissimo colore, con questi raggi ben netti, ben visibili. Vedete che questa è già un po' peggiore, e questa ad esempio è un'immagine del tutto amorfa, non abbiamo assolutamente niente. In base a questa valutazione visiva, i terreni di questo tipo venivano considerati terreni più vitali, terreni che davano un'immagine di questo tipo, terreni non vitali. Però è chiaro che una differenza tra questa e questa, tra la prima e la terza, è chiara a tutti, diventa già più difficile una differenziazione tra la prima e la seconda. Quindi un'analisi di tipo visivo dipende molto dallo sperimentatore che sta facendo la valutazione, quindi è un'analisi assolutamente di tipo soggettivo. Allora il nostro problema era: non possiamo andare a proporre alla comunità scientifica internazionale un'immagine che si basa su una valutazione soggettiva, perché non viene presa neanche in considerazione. Dobbiamo in qualche modo riuscire ad oggettivare questo risultato. E allora cosa abbiamo effettuato? Abbiamo messo a punto una valutazione di tipo computerizzato e quindi oggettiva, basta avere il programma e imparare a farla. E che la faccia io, che la faccia la signora, che la faccia il giapponese dall'altra parte del mondo, il risultato è rigorosamente lo stesso. Questa analisi viene eseguita con un software, ImageJ, sulle sezioni rettangolari di questa zona, di cui si analizza appunto la tessitura. E abbiamo visto che abbiamo scelto, ci è voluto tanto tempo per
provare quali parametri di un'analisi computerizzata mi davano gli stessi risultati di un'analisi visiva. Abbiamo visto che questo parametro tessitura corrisponde in maniera rigorosa all'analisi visiva, quindi un terreno che visivamente, come questo, lo vedevamo molto bello, ha anche un valore di tessitura molto alto, molto più alto rispetto a un terreno come questo che lo vedevamo brutto, questa cromatografia, e ha una tessitura, un valore di tessitura significativamente più basso. Vedete ad esempio, questo per darvi un'idea, nella riga superiore abbiamo delle immagini di terreni fatte nel 2003, queste erano analisi fatte da Maurizio Peruzzi, cromatografie di Peruzzi. Questa immagine corrispondeva a un terreno di tipo chimico, quindi coltivato in agricoltura convenzionale, quindi vedete completamente amorfo, senza punte, senza raggi, eccetera. Queste altre due erano immagini di aziende biodinamiche agli inizi della loro conversione, quindi dopo un anno circa dalla conversione in biologico-biodinamico. Abbiamo rifatto le analisi nel 2014 dello stesso appezzamento. Questo appezzamento ha continuato a essere coltivato in maniera convenzionale, agricoltura convenzionale chimica, e vedete che l'immagine continua ad essere molto brutta, senza punte, senza raggi, senza niente. Qui vedete i colori un po' diversi perché da laboratorio a laboratorio le tecniche sono leggermente diverse, ma l'immagine è perfettamente corrispondente a quello ottenuto da Peruzzi nel 2003, quindi questo terreno era morto e continua ad essere morto. Vediamo invece cosa è successo negli altri due, che invece hanno negli altri due appezzamenti che hanno continuato la conversione in biodinamica e che tuttora sono coltivati in biodinamica. Vedete che l'immagine è cambiata moltissimo, quindi vedete che ci sono le punte, ci sono i raggi e c'è un colore estremamente brillante. E che cosa abbiamo visto? E anche questi dati sono già stati pubblicati, la pubblicazione proprio di adesso, è stato pubblicato in settembre, abbiamo avuto l'articolo pubblicato su BA, Biological Agriculture and Horticulture, una buona rivista internazionale con impact factor, un buon impact factor. Quello che abbiamo visto è che ad esempio i raggi, abbiamo fatto la correlazione tra i nostri dati di tessitura e le analisi di tipo chimico e abbiamo visto che ci sono alcuni parametri che correlano, cioè abbiamo delle immagini molto più belle quando la sostanza organica è elevata e soprattutto la sostanza organica è correlata alla presenza di questi raggi che connettono il bordo esterno da quello interno. Quindi abbiamo visto che ci sono immagini più belle quando i terreni sono abbastanza sciolti, cioè non sono terreni argillosi, compatti, sono terreni aerati. E quindi per avere una buona analisi di un terreno, secondo noi bisognerebbe fare tutti e due, cioè l'uno non sostituisce l'altro. Il dato solo di analisi chimica, quello tradizionale, non dà un'idea della vitalità. Il nostro dà un'idea della vitalità del terreno, ma non ti dice esattamente cosa c'è. Quindi per avere una fotografia completa di un terreno bisogna fare entrambi i tipi di analisi. Passiamo invece all'analisi degli alimenti col DEM, metodo dell'evaporazione delle gocce. L'ha messo a punto il mio gruppo di ricerca qualche anno fa.
e si basa sul, questo è proprio un metodo nuovo, si basa sul fenomeno dell'auto-organizzazione della materia durante l'evaporazione di un solvente acquoso. Quindi è un processo di tipo costruttivo, quindi le molecole che sono in sospensione o in soluzione in questo solvente, durante l'evaporazione si organizzano in forme, si organizzano o non si organizzano, possono anche non organizzarsi, in forme senza aiuti esterni, quindi è un'auto-organizzazione. E le forme che si vengono a creare sono forme molto simili ai frattali. Ai frattali. I frattali, cosa sono? Cosa sono i frattali? Il frattale è una forma geometrica che si ripete nello stesso modo su scale diverse. Se ad esempio lei guarda questa foglia di felce, nell'insieme, poi andiamo a guardare la fogliolina laterale, vede che la fogliolina laterale è più piccola della foglia grande, ma ha la stessa identica forma della foglia grande. Se andiamo a vedere la fogliolina laterale della fogliolina laterale, è ancora più piccola, ma ha la stessa forma di questa, che a sua volta ha la stessa forma di questa. Quindi quindi c'è una ripetizione della forma su scale via via più piccole, ma la forma rimane lo stesso. Questi sono i frattali, detto in parole molto povere. Innanzitutto abbiamo applicato questa analisi ai semi di cereali e abbiamo analizzato varietà antiche, varietà moderne, coltivate secondo diversi metodi di agricoltura. Biologico, biodinamico e convenzionale. Qual è il protocollo sperimentale? Abbiamo messo una certa quantità di semi in un tubetto in acqua ultrapura, naturalmente con determinate proporzioni. Dopo un'ora, gocce dell'acqua di imbibizione, dove nel frattempo dai semi passano delle sostanze nell'acqua di imbibizione, quindi gocce di quest'acqua di imbibizione vengono poste su vetrini da microscopia, come potete vedere qui, e vengono fatte evaporare in un termostato in condizioni controllate. Naturalmente anche qui noi facevamo tante ripetizioni poi per poter fare un'approfondita analisi statistica dei risultati. Dopodiché le gocce evaporate, quindi il residuo che rimane della goccia dopo l'evaporazione, vengono osservate in un microscopio a campo scuro in cui l'immagine si vede chiara su fondo nero e queste immagini vengono poi fotografate ed analizzate sia visivamente sia con un software appropriato. Che cosa vediamo nella goccia evaporata, nel residuo? Questo vedete il bordo, questo è con un piccolo ingrandimento, il bordo della goccia, poi abbiamo una zona più o meno centrale in cui ci possono essere dei cristalli singoli e ci possono essere o non essere, dipende appunto dal campione, dei cristalli connessi. Se l'andiamo a vedere a un ingrandimento maggiore, vedete le tante diverse possibilità che abbiamo, quindi abbiamo dei campioni che non si connettono, in cui i cristalli non si connettono, rimangono dei cristalli piccolissimi, tutti i cristalli iniziano con delle forme a crocetta, quindi abbiamo tantissime forme a crocetta però sparse, separate, non connesse. In altri campioni la situazione è già un po' più migliorata, vedete ancora si hanno le crocette, però sono già un pochino più grandi, un pochino più strutturate. In altri campioni ancora si passa dalle crocette a delle forme dendritiche, tipo dendritico, ancora forme più strutturate, poi cominciano, ecco in questo caso vedete abbiamo nella parte centrale delle forme dendritiche già abbastanza un po' connesse e ai bordi ancora tutta una parte disconnessa, fino a avere dei campioni via via che presentano delle forme splendide, armoniche, completamente strutturate e veramente molto suggestive.
Anche in questo caso abbiamo adottato il doppio sistema, quindi un'analisi di tipo visuale, visivo, soggettivo, in cui venivano dati dei punteggi alle forme, quindi andando da 1 a 10, da 1 a 5 quando non avevamo nessuna forma connessa, da 4 in su quando avevamo già delle forme strutturate e via via con dei punteggi più elevati man mano che la forma diventava più bella. Ma anche qui, per poter far accettare il metodo, e avete visto prima che questo sistema l'abbiamo già pubblicato, abbiamo già fatto 4 pubblicazioni su riviste internazionali su questo sistema, per riuscire ad arrivare a questo scopo abbiamo dovuto oggettivare l'analisi, quindi non basarci solo su quella visiva, ma anche fare una valutazione computerizzata. Anche in questo caso abbiamo utilizzato il software ImageJ e siamo andati tra le centinaia di parametri che questo software butta fuori. Abbiamo visto che un parametro che prende il nome di Local Connected Fractal Dimension, cioè la dimensione frattale, vi ho detto sono immagini frattali, quindi siamo andati a scegliere un parametro che desse una valutazione della frattalità di quell'immagine, che ha l'acronimo LCFD ed ha un valore compreso tra 0 e 2 come valutazione, e questo parametro corrispondeva alla valutazione visuale che noi avevamo fatto, quindi l'abbiamo scelto come parametro oggettivo per la valutazione delle immagini. In più, su questi semi di cereali abbiamo fatto anche un test di germinazione classico, proprio per vedere la vitalità di quel seme, perché più germina più è vitale, e per vedere se c'era una correlazione tra la bellezza delle forme che ottenevamo, dei cristalli che ottenevamo, e la vitalità della semente. Partiamo con vari tipi di frumento: frumento tenero, varietà antiche caratterizzate dall'alta taglia, come diceva ieri Stefano, e qui vedete metodo. In questo caso queste varietà antiche erano coltivate in biodinamico, e vedete, questa è l'immagine che abbiamo ottenuto dal Gentilrosso, e questa invece è un'immagine, guardate com'è bella, sono tutti esagoni, sembra davvero un centrino ricamato. Poi oltretutto siamo andati a valutare con Giovanni, ci siamo divertiti ad andare a analizzare questi esagoni, sono tutti in sessione aurea, quindi qui si possono aprire tanti altri discorsi. E quella è i vari campioni della stessa varietà possono dare immagini anche diverse tra di loro, ma che hanno sempre una local connected, sono molto belle da un punto di vista visivo e hanno sempre una local connected fractal dimension, quindi come frattalità molto alta, vedete che sono sempre superiori a 1, quindi hanno dei valori molto alti di frattalità. Questa, giusto per farvi vedere, è un'altra immagine del Gentilrosso, quindi bellissima. Questa è un'altra immagine di inallettabile, non ho commenti da fare. Andiamo a valutare, a vedere invece cosa succede con le varietà moderne. Ad esempio questa è la cultivar Bologna. Questa, vedete, è la cultivar Bologna raccolta in un'azienda che adotta un metodo di coltivazione convenzionale, quindi chimico. Vedete, non si formano cristalli. Sono tutti puntini separati, assolutamente disconnessi, senza formazione di cristalli. Questa invece è sempre la cultivar Bologna, quindi la stessa cultivar, però allevata, coltivata in biodinamico. Vedete che non arriviamo ad avere la bellezza dei cristalli delle varietà antiche, che erano stupendi, però abbiamo già delle forme dendritiche molto, molto connesse, e c'è una nettissima differenza tra la cultivar Bologna coltivata in convenzionale e quella coltivata in biodinamico. Quindi in biodinamico anche una varietà moderna dà delle forme
molto più complesse, molto più armoniose, e tra l'altro vedete che l'aumento dell'LCFD, vedete, non raggiunge l'1, non supera l'1 come quelle antiche, però ha un LCFD molto più alta rispetto a quella coltivata in convenzionale, in maniera significativamente più alta, e corrisponde anche a una miglior germinabilità. Nelle tabelle io non le starò più a commentare, nelle diapositive successive, però vedete che c'è sempre una correlazione tra una local connected fractal dimension alta e una buona germinabilità, quindi una buona vitalità della semente. Rimane ancora, è chiaro perché o è oscuro perché? È oscuro perché. abbiamo analizzato anche l'effetto dell'invecchiamento e vedete, questo è un frumento tenero di della cultivar Verna, una cultivar antica coltivata in biologico. Questo è seme fresco, vedete che ha un cristallo abbastanza bello. Seme invece invecchiato male, quindi senza le giuste attenzioni, vedete che perde sia il cristallo, è molto più sfocato, non si vede quasi più, e perde anche la germinabilità, che passa dall'82 al 10%. Quindi in qualche modo l'immagine è correlata alla vitalità del seme. Un'analisi dell'effetto del metodo di coltivazione. Questo è un frumento tenero Pandas e questa è una prova sperimentale fatta presso di noi, nella nostra azienda. In questo campo erano state fatte diverse, era parcellizzato, e nelle diverse parcelle c'erano o non veniva dato concimazione chimica, quindi testimone, senza nessun tipo di concimazione, oppure venivano dati dei livelli crescenti di concimazione chimica, quindi livello 1, livello 2, livello 3 di concimazione chimica. Vedete che nel testimone, dove non veniva concimato né trattato chimicamente, il cristallo è bello, è connesso, armonico, bello. Man mano che aumenta il livello di trattamento chimico, l'immagine tende a scoppiare, a disgregarsi. Qui diciamo dovrebbe essere naturale, a seguito di quanto lei ha detto prima, dell'onda nell'acqua dove non c'è la molecola. Se noi trattiamo quel seme con altro, i composti, le interazioni che intervengono in quel terreno e in quella pianta non può che non fare questo, altrimenti non avremo motivo di intervenire. Certo, diciamo, certo. Stiamo vedendo qualcosa che ci aspettavamo. Sì. Sì, e che, sì, che non viene, che però, ecco, un'analisi di questo tipo, un effetto di questo tipo, noi non lo vediamo con le analisi chimiche, per quello che noi, che io dico, bisogna fare tutti e due i tipi di analisi, perché ad esempio un'agricoltura convenzionale, però fatta con tutti i sacri crismi, quindi rispettando i tempi di carenza, eccetera, eccetera, nelle analisi chimiche non si vedono residui, non si vedono se l'agricoltore ha lavorato rispettando i tempi, quindi da un'analisi chimica uno non può capire come è stato coltivato. Da questo tipo di analisi si capisce come è stato coltivato. Infatti noi abbiamo avuto un grossissimo progetto con Ecor NaturaSì, che ci ha finanziato l'analisi di tutti i suoi campioni di cereali, proprio per avere una valutazione delle sementi, e in alcuni casi alcune aziende si è visto che, non dico non che facessero dei trattamenti chimici, questo non lo posso dire, però c'erano dei livelli di azoto troppo forti, ad esempio, soprattutto sulle cultivar antiche, e infatti avevamo dei cristalli bruttissimi. E quindi è molto utile questo tipo di analisi, perché dà delle informazioni che con l'altro tipo di analisi non si possono avere. Frumento duro, varietà antiche, Senatore Cappelli, vedete com'è bello, Pietrafitta, sempre metodo, questo è in biologico, questo è in biodinamico, che poi dovrei dire Cappelli, non Senatore.
qualche punto in meno. Ancora, di nuovo l'errore, ancora i capelli, vedete che cristallo stupendo. Varietà moderne, sempre di frumento antico. Questo è il Claudio in coltivazione convenzionale, vedete che fa solamente delle forme dendritiche. Questo invece è l'Anco Marzio in biologico e vedete che c'è già una certa strutturazione. Il frumento orientale, Turanicum, il Camut, questo era un campione di Camut, e non sto a commentare perché vedete da soli. Questo è il Farro grande, in coltivazione biologica, in coltivazione biodinamica. Non è bello questo. Non è bello. È diverso dal frumento, cioè, ma vedrete anche dopo i diversi alimenti, ciascuno ha delle, tant'è che la mia collaboratrice, lavorando in cieco, alcune volte proprio facevo io le goccine su vetrino, quindi lei non sapeva da dove partiva, il farro lo riconosceva dal frumento, proprio perché ha dei cristalli che generalmente sono diversi come quelli, però sono sempre estremamente strutturati. Anche questo è sempre farro, vedete, sono delle forme completamente diverse da quelle del sì, è più moderno. È più moderno, sì. Riso in coltivazione convenzionale, vedete, nessun tipo di organizzazione. In coltivazione biologica cominciano a formarsi lo stesso tipo di riso, delle forme detritiche. Questo è in coltivazione biodinamica, vedete che è molto bello. È il suo? È soddisfatta? Non è rotondo, il riso non è rotondo. Quello non glielo posso creare rotondo, però è estremamente strutturato, sembra un diadema, è estremamente bello. Beh, guardi come LCFD a 1.5, quindi ha un punteggio elevatissimo, quindi è molto molto bello. Avena, cultivar luna, convenzionale, biodinamico. Ma poi guardate sempre le tabelle, che sono sempre con dei valori molto più alti in... No, come mai la vena è tutta bella rotonda, il frumento invece il riso è strano, non ha una bella forma fiore. Lì bisognerebbe, voi che siete degli antroposofi e sapete studiare e avere delle interpretazioni sulle forme, qui si ha provato anche un altro riso. Sì, tutti. Il riso ha quel tipo di cristallizzazione lì. Lì bisogna fare altri tipi di studi, più filosofici. Questo è sempre, come dicevamo prima, una vena biodinamica, sempre molto bella. Quale? Beh, però è più armonica, Ha delle forme tonde che invece il farro sono più, sì, un pochinino, sì. Modo, anche qui è interessante che c'è sempre una tendenza alla forma esagonale, Quindi anche qui vedete sono tutti esagoni, che è una forma perfetta l'esagono. No, queste sono le molecole, no, sì, le molecole che sono uscite nell'acqua di imbibizione e che si sono depositate dopo l'evaporazione. Andiamo veloci. Segale, convenzionale biodinamico. Orzo, convenzionale biodinamico.
Quindi quello che possiamo dire, le cultivar antiche col metodo di coltivazione biologico biodinamico danno delle forme molto più belle, più strutturate, con una maggior frattalità rispetto alle cultivar moderne, metodo di coltivazione convenzionale, e che più alto è il tasso di germinazione, più complesse e simmetriche sono le forme cristalline, quindi più il seme vitale, più sono belle le forme cristalline. Lo stesso tipo di analisi, non faccio in tempo, dopo, lo stesso tipo di analisi ad altri campioni, una carrellata, limoni, convenzionale dai semi di limone, l'abbiamo fatto, semi di limone coltivati in convenzionale, nessuna forma, semi di limone in biologico, hanno anche qui, vedete, questi frattali, questi sono dei frattali complessi, molto belli. Vino. Nel vino abbiamo delle forme ancora diverse, abbiamo delle forme a spada e delle forme a fiore. Forme a fiore che sono dei frattali randomizzati che crescono in più direzioni, mentre le forme a spada sono a simmetria longitudinale perfetta e crescono solo in due direzioni. Abbiamo fatto un'analisi di vari campioni di vino Merlot, da agricoltura, abbiamo due campioni da agricoltura biodinamica, un campione da agricoltura biodinamica però in cui per un problema di oidio era stato fatto un trattamento con solfato di rame, e due campioni da agricoltura convenzionale. Vedete le forme, il biodinamico, la prima azienda, una forma stupenda, frattali randomizzati, sembra un'aquila in volo, sono bellissimi, simmetria bilaterale, perché poi abbiamo fatto un altro studio pubblicato sull'importanza della simmetria in queste forme, vedete una simmetria longitudinale perfetta. Nell'azienda biodinamica 2 è ancora abbastanza bello, ma leggermente più sfumato. L'azienda biodinamica che ha fatto un solo trattamento chimico aveva già delle forme molto più brutte, il convenzionale praticamente mi dà delle forme totalmente amorfe, bruttissime. E anche qui abbiamo fatto una valutazione computerizzata calcolando il numero di forme e l'area con un programma, appunto con un software, e abbiamo visto che le prime due aziende, anche in un'analisi computerizzata, le due aziende biodinamiche avevano dei valori significativamente più alti. Latte biodinamico raccolto in un'azienda presso Firenze, da Pessata Rossa, un'azienda biodinamica e un'azienda convenzionale affiancate. Nell'azienda biodinamica erano presenti mucche con corna e mucche senza corna. Nel latte ci sono dei grassi, quindi non possiamo avere cristalli. Quindi quando si va ad analizzare il latte, i cristalli non ci sono. E allora andiamo ad analizzare altri parametri che sono il fondo, i livelli di grigio e anche se è rotto, se è continuo il fondo del residuo, e importantissimo il bordo. Che cosa abbiamo visto? Latte biodinamico, fondo uniforme, bello, non fessurato, bordo molto strutturato, questo da mucche con corna, vedete che c'è un orlo a giorno perfetto, questo da mucche senza corna, c'è ancora il bordo ma è già molto più disordinato. Latte convenzionale, fondo completamente fessurato e situazione estremamente disordinata sul bordo. Lo vediamo ingrandito, mucca con corna, biodinamico con corna, biodinamico senza corna, convenzionale. Quindi anche lì il discorso delle corna che dicono sono sciocchesse, e invece non sono sciocchesse, ha un'influenza, le corna sono delle antenne con cui l'animale si mette in contatto con l'ambiente, quindi andargliele a tagliare incide in qualche modo. Per capire meglio, quello con corna e quello incide? Sì, a sinistra. Questo. Tra questo e questo? Non vede, questo è molto ordinato, regolare, questo c'è ancora ma è molto più disordinato, e questo è quello del convenzionale in cui non si vede assolutamente più niente, tutto un disordine. Ma quella cosa ancora, ecco, qui
si può vedere l'invecchiamento, si può seguire l'invecchiamento del campione. Questo è latte al primo giorno, questo era da mucche senza corna, biodinamico senza corna, però in cui vedete al primo giorno abbiamo ancora un bordo ben strutturato, al terzo giorno grande disordine, al settimo giorno non c'è praticamente più niente, quindi man mano che il latte invecchia perde la vitalità. Il latte di mamma mi distrugge la mamma. Pensa, ha ragione, avevo mia figlia in allattamento, potevo farlo, vabbè. Prossimamente. E questo è il latte industriale e vedete la morto completamente, senza assolutamente niente. Con questo sistema, lavorando in cieco, l'86,7% delle volte, quindi quasi l'88% delle volte, lavorando in cieco, noi siamo riusciti a dire se era bio, non vediamo la differenza tra biologico e biodinamico, ma bio da un lato e convenzionale dall'altro, quindi il metodo è estremamente selettivo. Col DEM, stiamo parlando del DEM, sì. Però io anche col metodo biodinamico si possono fare queste cose. Col metodo biodinamico si fa la cristallizzazione sensibile, però non c'è ancora un sistema computerizzato d'analisi. Beh, sì, un pochino, la stanno mettendo. Sul sangue il DEM si può fare. Olga sta lavorando sul sangue in Svizzera. Quindi sul sangue si può fare ed è molto interessante. Sul sangue, sull'urina, sulla saliva, si può fare. Si può. Stanno lavorando con Stefan Baumgartner, sì. Dove? A Bologna? No, in Svizzera. In Svizzera, a Dornach. Con Baumgartner. In parte all'Università di Berna, in parte a, sì, vicino a Dornach c'è l'istituto. Sì, come uno si alimenta, ma è molto interessante, noi abbiamo visto anche che il DEM l'abbiamo applicato ai preparati omeopatici, abbiamo visto seme stressato con arsenico nel modello di prima, seme stressato con arsenico non dava assolutamente forme. L'acqua di imbibizione con arsenico ponderale. Dopo il trattamento con arsenico omeopatico riprendevano le forme non belle come nel controllo, ma le forme belle. Quindi si può utilizzare come metodo diagnostico per trovare un medicinale omeopatico giusto, è quello su cui si sta lavorando. E avete fatto anche queste cose sui vari preparati? No. 500. Lo faranno Giulia con questo uomo. Mi sta guardando con aria riprovevole. Non mi sgridi, Quindi per finire, che cosa siamo riusciti a fare col DEM? Siamo riusciti a vedere la vitalità del prodotto, la freschezza del prodotto e l'effetto del metodo di coltivazione sul prodotto. Quindi rappresenta un'analisi complementare a quella chimica, io continuo a dire non è sostitutiva, è complementare, ci vogliono tutti e due, che però come cosa interessante è che dando delle immagini anche molto belle e molto suggestive, sono di grande impatto sul pubblico e quindi se queste immagini venissero utilizzate anche nei prodotti potrebbero servire per l'educazione alimentare sia dei consumatori che dei bambini. Finiamo con una... No. Finiamo con un'immagine bellissima, questa è un'immagine di Farro Medio in cui potete vedere al centro che proprio, ci ha proprio regalato il simbolo
dell'infinito matematico, simbolo dell'infinito che è stato tante volte ripreso da Escher, pittore di grandissima immaginazione e fantasia, ma a questo punto risulta proprio vera la frase di Einstein, cioè ogni cosa che puoi immaginare, anche questa cosa così strana immaginata da Escher, la natura l'ha già creata. Certo.